Buonasera e benvenuti a un altro webinar di Mama Cloud. Sono Vincenzo Montalbano, analista di Mama Cloud, e qui con me c'è Rossana De Michele, fondatrice e AD di Storie Libere, e Antonio Campallotto, advisor e cofondatore di Storie Libere. Storie Libere è una piattaforma editoriale di podcast che sta raccogliendo su Mama Cloud. La campagna è iniziata veramente bene, ha raggiunto l'obiettivo minimo in appena una settimana di 100.000 euro e adesso ha puntato l'obiettivo di mezzo milione. Prima di passare la parola a Antonio e a Rossana, vi do giusto due indicazioni perché è la prima volta in un webinar di Mama Cloud. La prima è che potete fare delle domande a Antonio e a Rossana attraverso il box, cioè attraverso il box nei vostri schermi, e la seconda è che potete andare direttamente nella pagina di Mama Cloud, cioè dedicata a Storie Libere, cioè dove potete trovare maggiori informazioni. Bene, iniziamo prima c'è Antonio. Una prima domanda, Antonio. Dopo aver lanciato MTV in Italia e aver lavorato come amministratore delegato di Rai e nel consiglio di amministrazione di Poste Italiane, che cosa ti ha spinto a unirti a Storie Libere? Ciao Vincenzo, buonasera a tutti. Sì, la verità è appunto che allargando poi la prospettiva, diciamo che nei 25 anni in cui sono entrato a vivere molte avventure sia in Italia che all'estero, io credo che di aver maturato alcune convinzioni. Mano a mano, tra l'altro, che la società diventava più digitale, mi sono convinto fermamente che da un lato il contenuto rimane centrale e abbiamo tanti esempi di questa cosa, tante evidenze. Pensate all'evoluzione che ha avuto Netflix o Disney Plus nella parte video. E dall'altro che se il mondo va verso realtà molto grandi, vedete Google, Facebook, Amazon, e quindi con dei grandi quantità di persone, molto spesso, tra l'altro, come posso dire, con una vocazione generalista abbastanza indistinta, io mi sono convinto che il valore oggi e domani andrà a crescere laddove ci siano delle comunità coese, molto distinte e distintive. E quindi la risposta è semplice. Io ho supportato fin dall'inizio l'avventura di Storie Libere, lato perché conosco e stimo le persone che l'hanno fatta nascere, e dall'altro perché sono convinto che la comunità di Storie Libere è una comunità che si raccoglie intorno alla parola, intorno a dei racconti molto incisivi, possa generare un valore crescente. L'altra annotazione che deriva sempre poi dalle esperienze personali è che proprio perché ho visto il video mano a mano prendere sempre più spazio nella vita delle persone, penso alla differenza che c'è oggi rispetto, non so, a 5, 10, 15 anni fa. Una cosa che però ho visto nel tempo è che l'audio, prima la radio e adesso le radio digitali, il podcast, sono sempre riuscite a mantenere uno spazio ben preciso. Perché? Perché soddisfano un'esigenza unica, cioè non è sostituibile quell'esperienza. Chiaro che è uno spazio più piccolo rispetto al video, ma uno spazio molto solido. Queste sono le ragioni per cui ho deciso di supportare l'avventura di Storie Libere. Grazie Antonio, molto interessante. Adesso passo la parola a Rossana che ci racconterà Storie Libere. Grazie Vincenzo, benvenuti tutti. La storia di Storie Libere in realtà è abbastanza breve, questo è paradossale perché siamo nati nel 2018, siamo una piattaforma editoriale di podcast audio, la nostra particolarità è che ci fidiamo a narratori autorevoli e fortemente credibili rispetto ai temi trattati. Questo cosa vuol dire? Che non ci interessa appiccicare dei contenuti a dei personaggi, ma ci interessa trovare dei personaggi che siano portatori di contenuti, contenuti narrativi e contenuti intrattenitivi. In particolare per noi la divulgazione è un elemento molto importante e che sta funzionando veramente molto bene. Scritti a voce, perché scritti a voce? Perché noi ci affidiamo a una buona scrittura e a un sound design particolarmente evocativo. Perché investire su Storie Libere? Allora, quello dei podcast è un settore in enorme espansione in tutto il mondo.
Tenete conto che durante il Covid abbiamo registrato un più 35% di fruizione di podcast e è stato un balzo avanti che Voxnest, la società italo-americana, ha registrato veramente importante e la crescita è costante. Leggete qui 4 milioni di download complessivi a maggio 2020, beh, la notizia è che siamo a 4,5, a giugno siamo arrivati ai 4,5, quindi la nostra crescita è una crescita veramente veloce e così come crescono gli ascolti, crescono anche i ricavi perché a maggio avevamo superato già 4 volte quelli dell'intero 2019. Come vi dicevo, il boom dell'audio è un boom generale, ci sono state vendite molto importanti l'anno scorso, l'acquisto più importante l'ha fatto Spotify, che ha acquisito Gimlet, una società per 300 milioni di dollari, che vuol dire comunque credere tantissimo in questo settore. La stessa Spotify ha dichiarato che quest'anno, il prossimo anno, investirà qualcosa come 100, 500 e 600 milioni di dollari nel settore. Non possiamo non dire che sia un settore quindi in crescita e forte. La situazione italiana è quella in cui noi siamo leader come publisher, quindi siamo l'editore di podcast narrativi più indipendenti, ovviamente più importante in Italia. Ci sono due piattaforme a pagamento, con una tra le altre cose abbiamo già un contratto e con l'altra siamo in fase di negoziazione. I podcatcher, cioè le app di ascolto, le principali sono due, sono iTunes e quella leader che è Spotify. Spotify è evidentemente leader perché supporta Android e quindi, come dire, è anche in tutti i telefonini che hanno Android. In questo sistema noi ci inseriamo come? Ci inseriamo già con un'idea di come andare a monetizzare i nostri contenuti. In questo momento, per esempio, abbiamo già, come dicevo, il contratto con Audible, è un contratto triennale, è un contratto con un minimo garantito e quindi i ricavi che abbiamo messo per i prossimi anni non sono ricavi ipotetici, ma in gran parte arrivano da contratti già chiusi. La piattaforma gratuita invece viene sfruttata in vari modi, quindi lo sfruttamento dei diritti derivati è uno dei più importanti e difatti domani mattina faremo la conferenza stampa congiunta Storie Libere HarperCollins, in cui proprio lanciamo la prima collana di libri a marchio congiunto tratti dai podcast di Storie Libere. Saranno 8 libri in 2 anni e questo è solo uno dei diritti derivati che stiamo cominciando a sfruttare. E poi c'è il re dei nostri ricavi in questo momento che è il branded content, al punto che siamo partiti proprio venerdì 17 con una nuova serie sponsorizzata da Buddy Bank, quindi da Unicredit, 6 episodi dedicati al gender gap, quindi una serie di grandissimo successo come Morgana che diventa volano per la nostra monetizzazione. I fattori critici di successo sono molto semplici da capire. Noi partiamo dallo scouting, cioè la ricerca di storie e la ricerca di narratori è continua che facciamo. Questo perché? Perché un brand può arrivare in un qualunque momento a chiederci se abbiamo qualcosa di utile per lui e noi dobbiamo essere in grado di matchare. Matchare cosa? I valori del contenuto con i valori del brand. Perché la cosa bella è del branded content che si fa con i podcast è che quello che si sposa è l'universo valoriale del brand, quindi non merceologico, ma un universo valoriale che permette di fare contenuti di grande qualità. La generazione del contenuto, noi, come vi dicevo, siamo molto forti in tutta la content curation che va dal controllare la scrittura che fanno gli autori affinché sia sufficientemente immaginifica, incisiva, fino alla registrazione per continuare poi in post-produzione e con sound design. Facciamo dei sound design dedicati per ogni singola serie. Sono un po' come la grafica per il video, quindi creiamo una identity vera e propria per ogni serie.
La distribuzione e la promozione avvengono tramite quelli che vi dicevo prima, quindi le app di ascolto e podcatcher, noi non ci mettiamo in concorrenza, ma avere buoni rapporti con loro che ci permettano di promuovere in maniera funzionale e quindi di dare buoni numeri ai nostri contenuti è una delle nostre comunque priorità. Tendiamo a mantenere una struttura leggera, una struttura corta, questo ci permette di avere una velocità esecutiva che pochi altri riescono ad avere, non certo un grande editore tradizionale. Mentre facciamo i contratti, l'altro punto è difendiamo la proprietà intellettuale che condividiamo con i nostri autori e questo poi ci permette lo sfruttamento. Rendetevi conto che negli Stati Uniti lo sfruttamento è uno degli elementi più importanti, quello della proprietà intellettuale, perché ormai si lavora i podcast anche perché diventino pilote di serie televisive, quindi i libri sono una delle strade, ma le serie televisive e il cinema sono un'altra strada. Nostri risultati, vi stavo dicendo prima che a maggio avevamo già fatto 4 volte l'intero 2019, ma in realtà con l'ultimo contratto che abbiamo chiuso noi ci eravamo proposti di 510 di ricavi per quest'anno, per il 2020, tenete conto che abbiamo già superato i 400, quindi ci possiamo dire soddisfatti in anticipo, un pizzichino anche grazie al Covid perché le aziende hanno dirottato gran parte dei loro investimenti che erano sul video, viste le evidenti difficoltà sull'audio, ma la cosa bella è che adesso che l'hanno scoperto difficilmente farebbero a meno dell'audio, tant'è che come vedete Unilever, con cui abbiamo fatto 2 serie durante la quarantena, abbiamo prodotto per loro due serie podcast, ci hanno già contattati per chiederne una terza, quindi diciamo che quello che hanno imparato in quarantena non lo stanno disimparando dopo. Ovviamente a proposito di libri, Morgana è stato un grandissimo successo, quindi non solo il successo del podcast che è un non seller che continua a macinare ascolti, ma anche il libro ha fatto record di vendita e poi è diventato anche un allegato di Repubblica, perché come sapete questi prodotti sono molto appetibili per l'editoria. Ultima cosa, abbiamo tante partnership editoriali, la più importante è quella, una delle più importanti è quella con il Foglio, per cui stiamo facendo il figlio, ma stiamo preparando anche 2 nuove serie. La formazione, noi l'anno scorso e 2 anni fa abbiamo fatto formazione a Scuola Holden, la scuola di scrittura più prestigiosa in Italia, l'anno prossimo avremo 3 corsi. Uno è sempre Scuola Holden, che rimane il nostro, diciamo, punto di riferimento per la formazione. Tenete conto che in questo momento abbiamo 2 persone che lavorano con noi, che vengono da Scuola Holden, per cui il percorso non si ferma al momento della scuola, perché questa sta diventando un'industria, quindi alla formazione segue l'ingresso nel mondo del lavoro. Una ragazza ha finito il suo stage ed è stata assunta da noi, e una ragazza invece è ancora nel pieno dello stage, quindi ogni anno tendiamo a prendere qualcuno. L'anno prossimo ancora avremo Scuola Holden, ma si aggiungeranno anche Belleville, la scuola di scrittura creativa più importante della Lombardia, e poi si aggiungerà soprattutto il master di Ca' Foscari dell'Università di Venezia. Abbiamo fatto una giornata di prove questa primavera, sono stati molto contenti, hanno avuto una risposta grandissima e quindi ci hanno chiesto proprio di partecipare a un apposito master. Ultima cosa, meno importante, sono i live. Noi abbiamo fatto degli eventi live. Per farvi dirvi solo dei numeri, per Morgana non accettiamo più location in cui entrino meno di 2 persone. Stiamo però organizzando, ovviamente in periodi di Covid bisogna trovare delle alternative, per esempio faremo in autunno, sempre grazie a Unicredit, un evento di Morgana Live all'interno del grattacielo, che sarà trasmesso live anche su YouTube. Gli ascolti, come vi dicevo, sono in continua crescita. Questo che vuol dire? Vuol dire che comunque le persone, gli italiani, apprezzano sempre di più i podcast, non solo quelli di storie libere, ma soprattutto quelli di storie libere, per le loro caratteristiche. Facciamo tanta divulgazione, la divulgazione è molto gradita perché ti dà la sensazione di utilizzare bene il tempo che dedichi a questo ascolto. Perché? Perché come diceva prima Antonio, il tempo del video è più complesso da fruire, l'audio
L'audio si può fruire anche in dei momenti in cui si stanno facendo altre cose, in cui si fanno faccende domestiche, in cui ci si sposta moltissimo. In questi giorni riceviamo tantissimi messaggi di persone che in coda, per le loro vacanze ascoltano i nostri podcast e si dicono sollevati dalla possibilità di avere questo ascolto. Oppure durante l'allenamento. L'allenamento è un altro momento fondamentale in cui si ascoltano in podcast, insomma, in quei momenti residui in cui comunque non si riuscirebbe a usufruire del video. Tra altre cose, la facilità di concentrazione che si ottiene con il podcast è una cosa molto particolare, quindi le nozioni tendono a passare e la divulgazione diventa un'esperienza molto piacevole perché ti lascia qualcosa, è un'esperienza che ti lascia. Abbiamo tantissimi, se qualcuno oggi si mettesse sulla classifica di iTunes, vedrebbe che abbiamo, questa non è una classifica di oggi, ma vedrebbe che abbiamo tantissimi podcast in classifica. Abbiamo sempre Morgana, che comunque è uno dei nostri più longevi, ma abbiamo anche Fottuti Geni, in questi giorni è in classifica Love Stories, ma perfino Romantic Italia stamattina guardava la 23ª posizione. Copertina va sempre bene, il gorilla ce l'ha piccolo, insomma ce n'è per tutti i gusti. Sono tantissime tematiche diverse, alcune più leggere, alcune più diciamo complesse, più strutturate, ma tutte di grandissimo intrattenimento. Ecco, la cosa a cui tengo è che noi produciamo esperienze di grande intrattenimento. Di Morgana ho già parlato abbondantemente, Fucking Genius è un'altra serie importante. Di Fucking Genius e del Gorilla c'era piccolo, domani annunceremo insieme a Harper Collins l'uscita dei libri a fine agosto, primi di settembre. Questo perché comunque l'esperienza del podcast va oltre il momento dell'ascolto, si crea una community, si crea una voglia proprio di avere ulteriore condivisione di questi contenuti, proprio anche per le peculiarità di storie e narratori che noi scegliamo. Sui ricavi vi ho già detto la cosa fondamentale dal mio punto di vista, cioè che comunque siamo in vantaggio rispetto alle previsioni. Quindi la previsione che abbiamo fatto per quest'anno di 510 è più che ampiamente alla nostra portata, nel senso che abbiamo già superato i 400 e abbiamo numerose negoziazioni in corso per altre serie, sempre con dei brand e non solo, continuano come vi dicevo le lezioni, continuano i libri e continuano tutte quelle altre voci di ricavo che stanno accelerando. Questo per noi è molto importante perché vi fa capire a che cosa serve questa raccolta che stiamo facendo. Molto semplicemente a avere la possibilità di cogliere tutte le possibilità che ci si stanno ponendo all'orizzonte. Noi abbiamo bisogno di coglierle e quindi di essere strutturati in maniera leggermente più solida rispetto al presente, soprattutto per la parte commerciale, per esempio. È una delle cose su cui dobbiamo rafforzarci assolutamente perché con una strutturazione della parte commerciale aziendale più forte noi riusciamo a cogliere più opportunità. Le opportunità che abbiamo davanti a noi sono davvero tantissime, molte di più di quelle che riusciamo a cogliere oggi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per poterle cogliere tutte. Eccoci qua. Vincenzo, io ho finito. Se secondo te sono stata efficace o se secondo te manca qualcosa? Grazie mille Rossana, sei stata bravissima. Sono già arrivate parecchie domande, inizio subito a spararti la prima. Ci chiedono se ci potete descrivere il processo dall'idea alla messa live del podcast. Certo, è un processo insorprendentemente complesso, nel senso che, come vi dicevo, noi facciamo scouting, vuol dire che cerchiamo idee e narratori con idee nel panorama. Non le cerchiamo tipicamente tra i VIP o tra personaggi già famosi, ma tra personaggi potenziali. E, quando individuiamo un personaggio potenziale, facciamo un incontro, un colloquio, in maniera che, le sue tematiche, le sue militanze vengano fuori forti, perché una militanza forte vuol dire incrociare subito un pubblico
A questo punto noi partiamo con l'ipotesi di fare una sinossi, perché un'idea che sta in massimo 10 righe è un'idea che funziona, un'idea che ha bisogno di tante più righe di spiegazione è un'idea che non funziona. È un vecchio metodo che ho ereditato dalla televisione, ma è così. Per intrattenere bene bisogna avere le idee molto chiare e quindi l'idea deve essere forte. Nel secondo momento sviluppiamo quello che è il piano editoriale, cioè quanti episodi regge questa serie, di quanti episodi deve essere composta, come sviluppiamo il piano editoriale, cioè i vari episodi che tema devono avere oppure che ospite devono avere, e mettiamo anche questa cosa su carta perché deve reggere la serie. Non basta che ci sia una puntata forte, non basta un narratore forte, deve esserci una serie con un tirante forte, sia nel caso che sia una serie orizzontale, la serie orizzontale tipica è Veleno, no? In cui è un inizio e una fine, oppure per le nostre è 1984 a pugni chiusi, soli, sono le serie in cui c'è un racconto continuativo che si esplode lungo gli episodi. Anche nelle serie verticali il fil rouge deve essere forte, deve essere un collante efficace per poter dare identità al podcast. No, non sono puntate slegate, anche se ciascuna ha un tema, ma il fil rouge le deve tenere insieme. A quel punto noi progettiamo di fare già la serie almeno di 6 episodi. Diciamo che noi abbiamo calcolato che 6 episodi sono un numero che ti permette di testare una serie. È inutile pensare alla puntata pilota singola, non ne ottieni nulla. Per avere senso un podcast deve essere composto da più puntate, il pubblico deve averne ricevute almeno 6 perché tu abbia modo di capire se la serie funziona. A quel punto, se la serie funziona, noi costruiamo i nostri contratti con un'opzione per poter già procedere a produrre le successive 6 puntate. Evidentemente, se la storia è una storia chiusa, avremo concluso le puntate col numero di puntate che ci siamo proposti. In caso invece sia una serie continuativa fatta di monografie come Morgana, Fucking Genius, praticamente possiamo andare all'infinito se il nostro narratore se la sente, perché i telespettatori, scusate, è un lapsus freudiano ovviamente, gli ascoltatori ti continuano a seguire perché comunque il contenuto sedimenta, cioè quando arriva un nuovo ascoltatore e scopre una puntata, non so, la puntata 15 di Morgana, va a recuperare anche tutte le puntate passate. Anche per quello noi tendiamo a fare delle uscite, perché la distribuzione è un altro degli elementi dopo la produzione. Tendiamo a far uscire le puntate in modalità HBO e non in modalità Netflix. Anche Netflix sta un po' cambiando idea, sta facendo uscire gli episodi in maniera non continuativa. Abbiamo visto che non c'è modo migliore per promuovere una serie che non far uscire un nuovo episodio, quindi utilizziamo le uscite mensili degli episodi per promuovere gli episodi passati. E visto che si aggiungono sempre nuovi ascoltatori, così riusciamo, come dire, a tenere sempre verdi anche le puntate più vecchie. Abbiamo anche un criterio numerico per capire quanto una serie abbia successo o quanto non abbia successo. Quella è una valutazione che facciamo per decidere. Non solo i criteri numerici valgono, perché a volte la qualità, insomma, ha altre dinamiche, magari perché stai scoprendo un nuovo talento, no? Quindi devi perseverare un pochino di più, ma se ci credi poi alla fine sfonderai, come è successo con Jacopo Pozzi, con cui poi abbiamo fatto una bellissima serie per Audible, giusto appunto, Rotto Tokyo, con cui abbiamo raccontato le pallavoliste della squadra nazionale italiana. Però ecco, questo è il percorso che fa un podcast. Grazie mille Rossana, super interessante. Adesso c'è una domanda che sono veramente curioso, cioè, sapendo anche io, visto che sono un fan di Morgana, se ci potresti descrivere come è nato il successo di Morgana. Il successo di Morgana è nato dal fatto che io e Chiara Fattagliaferri abbiamo lavorato insieme a Radio 2
in un programma Radio 2 in cui ci siamo conosciuti e in cui abbiamo scoperto che Radio 2 stava abbandonando lo storytelling più complesso a favore di una radio di flusso, quindi abbandonando alcuni dei suoi narratori, alcune delle sue competenze. Quindi Morgana in realtà era nata per essere suggerita a Radio 2 ed è stata dirottata su Storie Libere perché 6 mesi dopo che abbiamo chiuso, si è chiuso il programma che io e Chiara Tagliaferri facevamo insieme a Radio 2, io ho lanciato insieme a Gianandrea e al resto del team, ho lanciato Storie Libere e quindi è stata una delle prime produzioni a cui abbiamo pensato, c'era un'idea. Michela Murgia è stata una delle ospiti del nostro programma televisivo, per intenderci, quindi è venuto quasi in automatico. Come vi dicevo, la militanza è un dato fondamentale, la militanza tematica, ovviamente quella di Michele era fortissima, era quella sull'empowerment delle donne e la, è come dire, non potevamo noi non approfittare di questa cosa. Abbiamo messo a punto un sound design sufficientemente streghesco, una formula e un format che rendesse possibili il racconto di grandi storie di donne. Siamo partiti da Margaret Atwood, quindi sono monografie di scrittrici, ma incredibilmente la puntata di Zadid è una di quelle che è andata meglio, perché comunque ci si aspetta che Morgana ti stupisca, ti insegni anche veramente delle cose di donne che non sai. E poi incredibilmente funziona molto bene anche la parte dell'intervista. Noi all'inizio pensavamo che i nostri ascoltatori potessero mollarci sull'intervista, invece i dati iTunes ci dicono che noi stiamo tra il 120 e il 150% di permanenza, quindi vuol dire che le persone non solo ascoltano tutta la puntata, ma se la riascoltano anche. Grazie Rossana. Adesso un primo sondaggio, vi chiediamo se volete essere contattati da Mama Crowd per avere maggiori dettagli su Studi Libere. Bene, adesso è arrivata un'altra domanda da parte di Roberto che ci chiede che operazioni ci sono state, cioè di acquisizioni cioè nel vostro mercato. Magari ci risponde Antonio. Sì, questo tema è sempre molto interessante perché secondo me Rossana è stata molto chiara ed efficace nel raccontare perché oggi è interessante il settore del podcast. Detto questo, poi un indice che è ancora più probante perché ha un elemento ulteriore di oggettività è qual è l'appetito, come si chiama in gergo, delle aziende di investire nelle aziende del settore. Rossana ha già citato quello che è avvenuto nella primavera scorsa, cioè la primavera del 2000, dell'anno scorso, primavera 2019, dove ci sono state molte operazioni, ma due in particolare, una la citata che è l'acquisto da parte di Spotify, di Anchor Media e Gimlet per un ammontare di 350 milioni di dollari, un'altra operazione molto importante è quella che venne fatta da Luminar che raccolse a quel tempo 100 milioni di dollari e poi ne ha raccolti ulteriori per lanciare una piattaforma di podcast. Quello che possiamo dire a distanza di più di un anno è che il podcast è a prova di Covid, nel senso che proprio la settimana scorsa è stato annunciato un altro deal di dimensioni rilevanti, perché per coloro che sono familiari con questo settore, Sirius XM, che è uno dei grandi operatori americani, ha comprato per un valore anche in questo caso rilevante 325 milioni di dollari un'altra azienda che si chiama Stitcher, al fine di consolidare la propria posizione non soltanto nell'ambito delle radio, dove è molto forte, ma anche nell'ambito del podcast. Cosa vogliono dire queste cose? Vogliono dire che è un settore sicuramente in grande spolvero attività, c'è una scommessa di lungo periodo rispetto al ruolo dell'audio all'interno del mercato, sia del contenuto a pagamento, sia della raccolta pubblicitaria. È chiaro che poi col tempo vedremo chi sarà stato più efficace nell'acquisire le aziende giuste sia nell'ambito di pubblicità digitale sia nell'ambito di produzione del podcast, ma non c'è dubbio che questo interesse sia solido e abbia passato anche quello che era la, se vogliamo appunto, il vaglio del Covid, sia dal punto di vista degli ascolti, come ha detto Rossana, che forse era anche più facile intuirlo, sia dal punto di vista di interesse degli azionisti. Grazie Antonio.
Roberto ci chiede anche come Storie Libere si possa inserire in questo trend di acquisizioni, aumento di capitale, eccetera. Quindi pensi che ci possano essere vie di uscite in futuro? Diciamo che io ho imparato che in questi anni che l'evoluzione della generazione di valore nelle aziende ha fatto sì che oggi non si possa pensare un'azienda nuova, una startup, senza pensare anche a come generare valore per coloro che l'accompagnano e come questo valore possa essere, come dicono gli inglesi, tradable, cioè che uno possa poi scambiare questo valore con altre persone. Questo tipo di attività nel nostro caso pensiamo che possa avere tre tipi di sbocchi diversi. O da un lato troveremo, come nei casi che ho citato, un operatore del settore che nella sua volontà di espansione acquisirà quote di Storie Libere valorizzandole, appunto, entrare dentro a quelli che gli americani chiamano gli ecosistemi più grandi è una cosa che sta avvenendo in tutti i settori dei media. E quindi questa è una possibile strada, è una strada che tra l'altro sarà tanto più importante quanto sarà conciliabile con come posso dire, la salvaguardia dell'indipendenza e militanza di Storie Libere. C'è un secondo ambito che è classico, che è quello che mano a mano ci si ingrandisce, appunto, noi siamo molto contenti di quello che sta avvenendo all'interno della piattaforma Mamacrowd. Dopo questa fase ci possono essere fasi ulteriori di raccolta di capitale, da un lato per finanziare la crescita, che in alcuni momenti possono consentire anche ad alcuni coloro che hanno investito di uscire, come si dice in gergo, e monetizzare il proprio investimento. Un terzo, che invece è sempre valido ma un po' più distante nel tempo, è se la società diventa sufficientemente grande e attrattiva, pensare anche a degli strumenti di quotazione dei mercati regolamentati, ovviamente quelli in questo caso di più facile accesso, che stanno tra l'altro via via ingrandendosi proprio per accogliere questa nuova forma di sviluppo delle aziende. Però non c'è dubbio che tutto questo vale nella misura in cui siamo in grado di generare valore. Per cui qualunque sia la formula e la forma di, come chiamato, di uscita, ma per noi il tema oggi più importante è quello di entrata, cioè nel senso di riuscire a essere in grado di continuare a generare valore facendo bene il nostro mestiere. Per cui il nostro mestiere è selezionare gli autori, riuscire a costruire, a sviluppare contenuto e podcast e riuscire a monetizzare, distribuire e monetizzare questo. Se facciamo bene quello, poi le forme per riuscire a dare una forma economica a quel valore, secondo me, non mancheranno. Grazie Antonio. È arrivata un'altra domanda di Vincenzo che ci chiede qual è il vostro revenue model. Come dicevamo prima, abbiamo un revenue model che è composito, quindi abbiamo da una parte le piattaforme a pagamento, la collaborazione con le piattaforme a pagamento, che diciamo è anche il più comodo perché è quello che ti permette di calcolare e proiettare nel tempo dei guadagni già garantiti. È molto importante sapere che però è del contenuto originale, cioè non è lo stesso materiale che è sulla piattaforma che viene ceduto, ma noi creiamo del contenuto originali apposta per le piattaforme. Ovviamente il modo per aumentare questa parte è aumentare il numero di piattaforme con cui si collabora. In questo momento in Italia le principali sono due, con una abbiamo già un accordo, come vi dicevo, triennale e con l'altra siamo in fase di negoziazione con Storytel. Il secondo modo è quello del branded content, il secondo modello quindi di revenue, che è quello in questo momento super promettente ed è quello che sta crescendo anche più velocemente. Quindi non un ADV perché in Italia ancora i valori del CPM sono troppo bassi per essere presi in considerazione, noi non abbiamo la palla di cristallo, quindi per il momento non li abbiamo neanche inseriti per intenderci nel nostro business plan, ma molto più concretamente abbiamo inserito una proiezione di quelli che sono oggi, di com'è la crescita oggi rispetto al branded content.
col grandissimo vantaggio che vi dicevo di sposare i valori dei brand, che sta funzionando molto bene, quindi avendo anche una grandissima libertà creativa. L'ultimo anello è quello della valorizzazione della piattaforma free, che avviene con la docenza e con lo sfruttamento dei diritti derivati. Dello sfruttamento dei diritti derivati per il momento stiamo sfruttando il publishing, ma come è successo a tutte le altre aziende, arriveranno anche gli altri derivati, perché comunque la cosiddetta novelization, quindi trasformare un progetto da progetto audio a progetto video, è una strada percorribilissima, soprattutto perché se una cosa funziona in audio vuol dire che ha una scrittura molto solida. A proposito di quelle acquisizioni di cui parlava Antonio, tenete conto che acquisizioni che sono un po' più piccoline rispetto ai numeri e che quindi non sono arrivate al grande pubblico sono state anche, per esempio, da parte di Netflix, l'acquisto di una struttura podcast di un'azienda che produceva podcast e che loro utilizzano proprio come per fare le pilota in audio delle serie, quello che vi dicevo prima, ma anche il fatto che Amazon Prime, per esempio, sta già traendo tantissime delle sue serie da serie podcast, come è successo per esempio con Homecoming di Julia Roberts, in cui è stata la stessa Julia Roberts a voler trarre la serie dal podcast omonimo. La docenza non va invece sottovalutata, che è l'ultimo tassello, ed è uno dei motivi per cui ci piacerebbe sviluppare l'app, perché l'e-learning, ci siamo resi conto, è molto promettente, soprattutto per chi vuole trasformare il mondo podcast in un lavoro. Cioè, tutte queste richieste di docenza che noi abbiamo, le abbiamo perché questa si sta trasformando in un'industria e non esiste una formazione scolastica. Quindi il fatto di poter offrire una formazione e-learning a pagamento è qualcosa che ci permetterebbe di monetizzare anche un aspetto che stiamo già curando tantissimo, perché noi lavoriamo sodo per formare dei buoni podcaster, dei buoni curatori, dei buoni scrittori e dei buoni ideatori di serie. Grazie Rossana. E su questo, Vincenzo, ci tengo ad aggiungere una cosa, nel senso che per mia esperienza in questa fase la cosa più rilevante è quella di avere una comunità solida e crescente. La cosa promettente di Storie Libere è quella che ha descritto adesso Rossano, cioè che questa comunità, perché da prima tu costruisci la tua comunità e poi cerchi di trovare dei modelli di business attraverso i quali, come si dice in gergo, monetizzare questi contatti. Alle volte vedi comunità anche molto più grandi, no? Tipo quelle dei social, tendevano a costruire grandi comunità e solo in una fase successiva, dopo qualche anno, andavano a monetizzarle. Io non so quali siano esattamente l'equilibrio tra le varie parti dei ricavi di Storie Libere, ma quello che è confortante è avere già oggi 6 linee diverse di ricavo. Poi sarà il tempo a dire quali sono le più efficaci, però questa varietà e diversità dei ricavi, secondo me, è un elemento positivo di questa fase di Storie Libere. Grazie, sì, Antonio. Scusami, okay. Vincenzo, un'altra cosa, ovviamente noi stiamo sperimentando l'internazionalizzazione sia di prodotti statunitensi molto forti da declinare, perché siamo stati contattati da Los Angeles, da un'azienda, per diventare, come dire, per dare a noi la possibilità di sfruttare i loro contenuti, che viceversa su contenuti che hanno un respiro internazionale noi stiamo lavorando per proporli all'estero. Eccomi. Grazie ad Antonio e a Rossana. Ho subito un'altra domanda: qual è stato l'impatto del Covid sul vostro business? È stato positivo, fortunatamente, nel senso che, come vi dicevo prima, ha dato una spinta a tutto il settore dal punto di vista industriale, quindi è cresciuto del 35% il numero degli ascoltatori di podcast in Italia. In particolare le nostre serie sono andate molto bene e soprattutto c'è un dato rilevante da notare, che la notorietà della parola podcast è cresciuta dell'80% su tutti i social,
Questo vuol dire che è diventata una parola di uso corrente, cioè si è trasformata da parola sconosciuta e per pochi a una parola conosciuta dal pubblico di massa, e questo ti fa fare uno scatto notevole. C'è molta curiosità oggi intorno al podcast ed è merito anche di questo periodo di quarantena che siamo tutti stati costretti a subire. Grazie mille Rossana, cioè, avrei un altro sondaggio da sottoporre alle persone collegate, cioè, quanto sareste disposti ad investire in storie libere? Bene, grazie. Adesso ho un'ulteriore domanda cioè, da parte di Luciano, che ci chiede cioè, come siete andati finora nel 2020, fatturato, partnership? Abbiamo fatto tutto quello che avevamo previsto e molto di più. Immaginavamo di far uscire qualche libro, invece abbiamo chiuso una partnership, non solo è uscito qualche libro, ma abbiamo chiuso una partnership con uno dei principali autori. Non so se non tutti lo sanno, ma HarperCollins è il secondo editore al mondo, proprietà del gruppo Murdoch, e in Italia ha scelto noi come partner per fare una collana di libri tratti dai podcast di Storie Libere insieme. E quindi il primo goal lo abbiamo colpito e domani daremo l'annuncio in una conferenza stampa domattina alle 11. Dal punto di vista dei ricavi, come dicevo, siamo più avanti del previsto, perché abbiamo previsto 510 per quest'anno e ne abbiamo già portati a casa effettivi 410, quindi siamo molto vicini e abbiamo sufficienti negoziazioni in corso per raggiungere l'obiettivo, che potrebbe anche rivelarsi più alto di quello che ci eravamo dati, anche se all'inizio tutti pensavano che fosse un obiettivo estremamente ambizioso. Gli altri rapporti, il fatto che le partnership editoriali in qualche maniera abbiamo richiesti da tantissimi brand e da tantissimi editori per fare partnership e per collaborare, e come vi dicevo, quindi i fatti sono tutti a nostro favore, quindi abbiamo contatti da brand veramente importanti, ma anche da istituzioni, cioè per esempio Ipsoa, che ha una comunità di avvocati. Stiamo lavorando a un podcast con Ipsoa per la comunità di avvocati, quindi anche rispetto a podcast più istituzionali ci stiamo posizionando molto bene, quindi anche in ambiti, addirittura in ambiti che noi non avevamo previsto, stiamo cominciando a lavorare, stanno cominciando le nostre collaborazioni, quindi siamo andati oltre le nostre previsioni. Grazie Rossana. Avete pensato di andare all'estero? Se sì, come? Come vi dicevo, in realtà all'estero il podcast non esiste, è molto divertente, perché il podcast nasce già internazionale, nel senso che basta farlo nella lingua della cui comunità si vuole raggiungere il pubblico e automaticamente vieni condiviso in tutti i paesi in cui quella lingua viene parlata o in cui ci sono comunità che parlano quella lingua. Il 10% dei nostri podcast oggi è ascoltato fuori dall'Italia. Gli Stati Uniti sono una, ovviamente, probabilmente dove ci sono persone in lingua italiana che vivono negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e Londra sono i primi due paesi in cui abbiamo una comunità di ascoltatori quasi equamente suddivisa. Il 10% non è uno scherzo. La cosa che ci interessa in questo momento è testarci su questo mercato internazionale, sia declinando dei prodotti che hanno la potenzialità di raggiungere un pubblico più vasto, sia facendo nascere contenuti direttamente in altre lingue. Non è una cosa semplicissima la parte di promozione in un mercato grande come quello degli Stati Uniti, ma avendo noi un partner forte in USA come Spreaker Voxnest, che è il nostro partner, la piattaforma su cui noi, la nostra autostrada, diciamo, su cui veicoliamo, che ci offre la sua banda,
Avere questa, ovviamente questa partnership con loro ci può aiutare perché loro hanno già un sistema di monetizzazione attivo negli Stati Uniti e stanno sbarcando in Europa con un altro sistema di monetizzazione. L'ultima cosa è che ovviamente quindi, siccome sia Audible che Storytel non esistono solo in Italia, già Audible spesso ci chiede di immaginare il reversioning in lingua inglese. Vi faccio solo un esempio: stiamo lavorando a questo podcast che lanceremo in autunno, che si chiama Divino, con Federico Buffa e con uno dei winemaker più famosi del mondo, che è Roberto Cipresso. Ci hanno già chiesto se poi siamo intenzionati a fare la versione in inglese, loro sarebbero interessati. Quindi il fatto di essere partner di piattaforme internazionali ci facilita. Grazie Rossana, adesso vi siete riuniti per queste ultime domande. Cioè, Dalia ci chiede se avete già chiuso il contratto con HarperCollins. Sì, il contratto è già chiuso, domani mattina faremo la conferenza stampa di lancio, domani mattina alle 11 una conferenza stampa online. Questa è la domanda ideale per noi per lanciare la conferenza stampa di Sì, per domani. 8 libri, minimo 8 libri in 2 anni. I primi quattro sono già programmati, usciranno Fucking Genius e Il Gorilla ce l'ha piccolo in autunno. All'inizio del 2021 uscirà Bestiario Politico e più avanti nella primavera del 2021 Favolosa Economia e poi troverà spazio invece una donna, ma non vogliamo raccontare di più perché domani in conferenza stampa arriveremo soltanto a raccontare i primi 4 volumi, ma stiamo già lavorando perché la partnership con HarperCollins vuol dire anche al contrario fare podcast con i loro autori. Stiamo già lavorando a una serie in collaborazione con un loro autore e questo espande ulteriormente le nostre possibilità di scouting e le loro contemporaneamente. Un win-win interessantissimo. Grazie Rossana. Matteo ci chiede: come vedete le radio tradizionali, competitor o potenziali partner per produzioni in collaborazioni? Abbiamo avuto un'esperienza con Radio 24 in cui loro hanno lanciato la premiere di una nostra serie e poi noi la serie ed è stato interessante. Lascio la parola a Antonio. No, volevo solo aggiungere che le radio sono una delle chiare, classiche luoghi da cui possono essere originati i podcast. Quali sono le similitudini e le differenze? La similitudine è sicuramente l'abitudine a trattare, in alcuni casi, perché poi dipende dalla radio, la parola. E secondo noi l'elemento che c'è di diversità è la capacità e la cura del racconto, per cui noi crediamo di essere a crocevia tra i diversi ambiti. Cioè l'uso della parola, la capacità di racconto che ci arriva da, se volete, da ambiti che sono quasi letterari molto spesso, vedi il caso di Michela Murgia, ma non solo. E il terzo è che il modo in cui costruiamo i racconti dal punto di vista della dinamica, della grammatica, degli effetti, se volete, è quasi televisivo, per cui ha quel tipo di attenzione al fatto di mantenere ascoltatore agganciato alle nostre storie, che fa sì che il podcast non sia assimilabile alla radio, ma abbia una propria natura e avrà un proprio futuro. Grazie Antonio. Ruggero ci chiede in quanti siete e come siete strutturati. Allora, siamo i due fondatori che siamo io e Cerone, che facciamo anche uno da DI e uno da più sulle strategie della comunicazione. Poi abbiamo alcune figure senior che sono un responsabile dei contenuti che è Guido Guenci, che è un giornalista sportivo che lavorava già come Antonio ai tempi di NTV.
che ha molta esperienza sul web, lui ha lavorato per Red Bull, quindi in altre realtà web molto forti rispetto ai contenuti, con una forte competenza sui contenuti. Poi abbiamo Chiara Tagliaferri, che ho citato prima, che arriva dal mondo della radio, anche lei è una figura senior di curatrice di grande esperienza, 20 anni a Radio 2 e ha curato tantissimi podcast di storytelling, tantissime serie che poi sono stati dei podcast per la RAI di storytelling. Poi abbiamo Emanuela Bertolotto, che è una figura di produzione estremamente senior. Emanuela ha gestito non solo produzioni importanti come eventi importanti, ma anche budget importanti, e questo è per noi fondamentale. E poi abbiamo delle figure più junior che compongono la redazione, sono in tutto gli assunti in questo minuto, in questo momento abbiamo 4 persone assunte, uno più sul versante amministrativo e 2 sono sulla redazione pure, una è sulla produzione, e poi abbiamo 2 stagiste, come vi dicevo prima. Questo è il nostro team, e poi c'è un grandissimo numero di collaboratori che sono i curatori che seguono, molti curatori esterni in collaborazione che seguono i narratori. Stiamo lavorando molto su questo tipo di formazione, perché ovviamente per noi è importante la continuità, perché la nostra modalità poi di post produrre è una modalità molto precisa e di grande qualità, e quindi devi, come dire, avere un codice comune, no, di comunicazione, per capire poi quello che devi andare a fare operativamente quando sei su una serie. E questi curatori sono fondamentali, perché sono quelli che ci permettono di mantenere un'omogeneità di qualità su tutti i prodotti. Abbiamo registi che collaborano con noi, molto bravi. Guido Bertolotti, che è quello che ha in questo momento si sta occupando di Morgana, è un regista che ha lavorato ai podcast di Michele Dalai, lavora per Audible, anche lui comunque ha una struttura, una formazione radiofonica molto forte, perché comunque puoi fare bene l'audio, devi, come dire, devi venire da quell'esperienza, come per saper intrattenere bene devi venire dal mondo dell'intrattenimento, ecco. Sono persone, alcune che si stanno formando proprio sull'audio, altre invece che vengono più genericamente dal mondo delle editorie e dal mondo dell'intrattenimento. C'è un dialogo fra questi mondi. Vedendolo un po' in prospettiva, quello che era stato scritto, noi siamo oggi molto forti, i risultati lo dicono dal punto di vista dei contenuti, nella capacità di scegliere e costruire e proporre podcast. Sicuramente questo round di finanziamento ci serve per aumentare la nostra capacità editoriale, da un lato, pensando in prospettiva anche all'estero, e dall'altro per riuscire ad avere delle risorse per dare ancora più forza alla parte commerciale, ovvero la capacità di generare ricavi, che al momento tutti quelli che sono stati descritti sono nati più come conseguenza della nostra forza editoriale, che è anche un buon segno, che per iniziative nostre, per andare alla ricerca di quelle che sono risorse dal punto di vista del ricavi. Grazie Antonio. Un'ultima domanda prima di chiudere. Cioè, Zorana ci chiede quali sono i canali principali per i quali gli utenti trovano i podcast. Allora, questa è una domanda importantissima, perché è uno dei lavori che stiamo facendo più importanti in questo momento: dare la visibilità e la promozione adeguata. I social sono un canale importante, perché ti permettono di andare a click, ma incredibilmente il passaparola resta il canale più prezioso, perché se questo suggerimento te lo dà qualcuno di cui ti fidi, ovviamente diventa più solido il passaggio di informazione. Quindi tantissimo passaparola, tantissimi social. Noi siamo più forti su Instagram, e è il social da cui arriva la maggior parte dei nostri ascoltatori, ma veramente tanto passaparola, tanto gli eventi live, quindi festival a cui partecipiamo, danno subito un'impennata ai nostri ascolti. Devo dire anche la stampa ci dà una mano, perché ciclicamente escono degli articoli anche su
giornali come Metro, che quindi hanno una larga diffusione, che raccontano il mondo del podcast e ci citano e citano i nostri titoli. Cominciano ad esserci anche le prime rubriche di recensioni, anche queste sono molto seguite da un pubblico che però segue già i podcast. Ovviamente quello più prezioso è quello da andare a prendere, è il pubblico che ancora non ha scoperto i podcast, e su quello la mano ce la dà il contenuto, cioè la vicinanza di contenuto. Quindi i lettori forti sono, per esempio, un pubblico che sta crescendo molto rapidamente. Grazie Rossana, vedo che sono arrivate parecchie domande che ci chiedono cioè come si fa a investire. Su questa domanda magari rispondo io. È molto semplice investire su MamaCloud. Se andare, cioè nel nostro sito, cioè si cerca il progetto di Storie Libere e in alto a destra c'è un tasto con scritto Investi, che bisogna compilare due o tre campi, bianco lei dei campi e poi, cioè dopo aver compilato tutto, bisogna fare un bonifico. A tale coordinate IBAN che vi arriveranno nella vostra mail. Se avete qualche dubbio o volete qualche informazione aggiuntiva, non esitate a contattarci nella nostra chat e vediamo come possiamo essere d'aiuto. Bene, grazie a tutti, ci ringrazio molto, c'è Rossana e Antonio per essere stati qua con me questa sera Grazie a voi. e lascio la chiusura a Rossana. Grazie a tutti. Come vi dicevo, quella di Storie Libere, dal mio punto di vista, è una grandissima opportunità perché vi permette di entrare oggi in una realtà in forte crescita, oserei dire in crescita esponenziale, e di aiutarci a cogliere tutte le opportunità che ci si stanno. Che si stanno intravedendo all'orizzonte, alcune che sono proprio già belle davanti a noi in primo piano, e quindi, come dire, permette l'idea di entrare in una realtà piccola che però avrà una crescita rapida in un tempo sinceramente breve, perché il mercato è estremamente promettente, i segnali non sono solo dei segnali vani e appena accennati, ma sono dei segnali di grandissima concretezza. La crescita è rapida, veloce, e quindi i risultati si vedranno anche in tempi brevi. C'è anche un apparentamento valoriale molto importante. Noi comunque stiamo facendo un lavoro di grande qualità, e quindi si entra in un mondo che è un mondo con una community bella, affiatata, affezionata, e che è affezionata dei contenuti belli da condividere. E poco da aggiungere se non il fatto che siamo una crocevia tra la capacità di racconto che è propria di questo nostro paese, con un trend che è un macro trend che sta avvenendo in tutto il mondo, che è questa palese centralità in alcuni ambiti dell'audio. E Storie Libere sta proprio lì in mezzo ed è per questo che sono convinto anch'io che ha un'opportunità molto significativa di essere una storia di successo. Per cui ringraziamo tutti e Sì, grazie davvero a tutti, buona grazie per serata. aver partecipato e buona serata a tutti, e grazie di averci preso in considerazione.